con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione di magia stragoneria paganesimo che va in onda ogni giovedì dai microfoni di Radio Gamma 5. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Oggi doveva esserci anche Francesco, ma all'ultimo momento c'è stato un problema di computer e non ha potuto esserci. Per cui faremo la nostra trasmissione normale, regolare, meno che per una cosa, cioè meno che per la rassegna stampa. Perché? Perché io ho ritagliato i giornali, ho preparato la rassegna stampa, ma non l'ho preparata definitivamente, cioè l'ho lasciata praticamente a casa. Per cui al limite faremo un po' di rassegna stampa vecchia. Come corollario a quello che stiamo leggendo, gli oracoli caldaici. Però a parte questo, io ho due o tre cose che sono anche abbastanza importanti. Una riguarda proprio la stampa, cioè riguarda una citazione che un giornale ha fatto del sottoscritto praticamente e che andremo a commentarla. E poi ho alcuni appunti. Oltre a questo volevo leggervi un po' dell'introduzione della teogonia di Esiodo, anche perché uno dei prossimi lavori che andrò a fare sarà quello di tentare di ripulire la teogonia da quello che è le immagini della stregoneria, quello che è la poesia che veniva venduta all'epoca, cioè che veniva fatta da Esiodo, cioè una poesia direi notevole, perché a tutt'oggi viene studiata, è uno dei pochi trattati che abbiamo ed è uno dei pochi trattati sulle genealogie degli dei della Grecia antica, per cui è una cosa riuscire a dividere quello che è la percezione della stregoneria, quello che è l'essenza della stregoneria, da quello che è l'immagine poetica e la bellezza della vita o la bellezza della sfida, la bellezza delle contraddizioni dell'esistenza, è tutto sommato, perché alla fin fine il paganesimo è sì vivere per sfida, ma è anche costruire un ambiente in cui la sfida diventa piacevole, cioè non necessariamente accettazione del rogo, cioè non deve esserci l'orrore perché io possa percorrere un sentiero di stregoneria, deve esserci anche un ambiente in cui vivere sia piacevole e non un ambiente dove i percorsi di stregoneria diventano dei grandi gesti o delle azioni eroiche. Per cui l'intero paganesimo antico era sì un'interazione fra il soggetto e gli dèi, ma non necessariamente, non era mai una tristezza, non era mai un assoggettamento, non era mai qualcosa di doloroso, era semplicemente un camminare assieme, anche se le condizioni del camminare assieme potevano essere diverse. E allora al limite vi farò un po' di introduzione a questa teogonia, anche se alcuni termini dell'introduzione non ho fatto tempo a guardarmi sul dizionario, cioè a vedere esattamente cosa significano, però nell'insieme si riesce a comprendere bene insomma gli intenti di Esiodo. Vabbè, detto questo, cominciamo invece con la trasmissione quella normale, partiamo dagli oracoli caldaici. Faremo alcuni oracoli, vi ricordo che io seguo la sequenza del Tonelli della Burr, un libro che comprate per 15-20 mila lire insomma in qualsiasi libreria o comunque chiunque ve lo procura, perché è un tascabile insomma facilmente reperibile. La Burr poi ne stampa e li ristampa in continuazione. Le stampa in continuazione perché essendo dei classici vengono sempre cercati, cioè vengono sempre richiesti, per cui non c'è il pericolo di rimanere senza quel tipo di libri. Una cosa diversa invece sono libri attuali, cioè libri che vengono scritti al momento e che possono sparire perché non ristampati dalla circolazione, ma gli oracoli caldaici voi li troverete sempre insomma.
siamo arrivati al frammento 168. Frammento 168 dice puntini, 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 trascendentalmente uno, trascendentalmente due. L'uno trascende l'altro. La comprensione dell'uno si ferma là dove la sua fisicità lo colloca. Così la ragione è circondata da quanto lo trascende. In quel trascendere ella si sente persa e smarrita. La ragione non padroneggia quanto non può descrivere, può soltanto prendere i fenomeni che giungono da quello sconosciuto e trasformarli in guardiani mostruosi da imporre all'essere umano affinché non esca dai suoi confini, affinché non si chieda il perché delle cose, affinché non sospenda il dialogo interno e non si tuffi nello sconosciuto imparando a nuotarci. Quando l'essere umano impara a nuotare in quello sconosciuto, la ragione diventa trascendenza nei confronti della sua azione. La descrizione è inutilizzabile nel trascendente della percezione e dell'intuizione, e la ragione si sente inutile. Nell'affrontare il trascendente, la ragione dell'essere umano scopre l'esistenza di uno sconosciuto nel quale può agire e di un inconoscibile davanti al quale è angosciata. L'angoscia deriva dalla mancanza di strumenti soggettivi per poterlo percepire e potervi nuotare all'interno. La trasformazione dell'inconoscibile in sconosciuto, da svelare nuotandovi, è il fine delle sue trasformazioni. Così l'essere feto, uscendo dalla vagina della propria madre, trasforma l'inconoscibile del mondo della ragione in sconosciuto nel quale muoversi e nuotare fondando la propria esistenza. La trascendenza inconoscibile al mondo fetale è diventata sconosciuta. La trascendenza inconoscibile all'essere umano adulto è lo sconosciuto nel quale si muove il suo sentire e il suo intuire. L'inconoscibile dell'essere umano adulto è lo sconosciuto nel quale continua la sequenza di mutamenti il corpo luminoso all'atto della morte del corpo fisico. È dunque corretta l'esclamazione del frammento «trascendentalmente uno», trascendentalmente due, una trascendenza come sconosciuto e una trascendenza come inconoscibile. E passiamo al frammento 169. Città intere, uomini e tutto in rovina, puntini, puntini, puntini. Nella vita fisica il decadere è parte della nascita. Ogni costruzione crolla. Ogni nascita è funzionale alla morte, ogni cultura è finalizzata a declinare. Così Adone rinasce ad ogni primavera, così Marte rinasce ad ogni primavera, grazie al fiore che flora da Giunone. È la rinascita nel paganesimo, tutto decade e tutto si rinnova. Un rinascere continuo delle cose, sia nello stato di essere, sia in stadi diversi delle trasformazioni. Nello stesso stato delle cose, quando il rinascere è l'oggettività nella quale gli esseri svolgono i loro cammini per costruirsi, in stadi diversi, quando percorrono i gradini e i mondi con cui articolare, arricchire e costruire la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Nel frammento c'è l'accento sul fatto che tutto va in rovina. Quanto nasce, muore, sia i singoli uomini che le città, nulla permane nel proprio stato. Costruire un cammino virtuoso attraverso il quale arricchire la propria conoscenza e la propria consapevolezza significa non partecipare alla rovina, significa camminare nell'eternità dei mutamenti. Tutto decade, tutto è effimero, meno che la coscienza di sé che si costruisce nell'infinito dei mutamenti. E passiamo al frammento 170. Mai, per oblio, scivolare in un flutto miserabile. Chi non ricorda gli sforzi che fece per costruirsi, le umiliazioni che ha ricevuto mentre concentrava tutto se stesso per aprirsi un varco nella vita, non può far altro che scivolare nel flutto miserabile della fatalità. Chi non ha memoria non ha futuro. Chi non ricorda i processi di trasformazione in corso non è in grado di progettare il futuro. Chi non è in grado di progettare il proprio futuro
non è in grado di costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. Inevitabilmente rimane ancorato alla descrizione della ragione. La descrizione della ragione è tutto quello che gli rimane. La descrizione della ragione si nutre della sua consapevolezza, distruggendolo giorno dopo giorno. Un giorno era un feto che arrancava per costruirsi nel grembo materno, ora è un essere umano che non arranca più, ora è un essere umano che afferma di essere creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, davanti al quale costringere la propria volontà a sottomettersi. Ora non ricorda il dio che spingeva per crescere dentro di lui, lo ha ucciso un po' alla volta, rinuncia dopo rinuncia, ha ucciso quanto chiedeva di crescere, ha ucciso quanto avrebbe potuto e dovuto partorire alla morte del corpo fisico. Possiamo dire con il frammento, mai, per oblio, scivolare nel flutto miserabile della fatalità. E passiamo al frammento 171. Dalla materia e le sue correnti sinuose, molti ne trascinano. Della materia e le sue correnti sinuose, molti ne trascinano. La descrizione della ragione imprigiona molte persone. L'essere umano è come appare, proclama la ragione, dove il come apparire subisce modificazioni culturali al fine di distruggere le possibilità dell'essere umano di uscire dalla ragione per esercitare il proprio intuire. La ragione imprigiona gli esseri umani e pone a guardia dei suoi confini i fantasmi terrifici della sua immaginazione. Così lo sconosciuto che la circonda diventa il buio nel quale la ragione nasconde le paure, il dio padrone, l'imperativo dell'ubbidienza, il dubbio, la punizione, la morale e infine i mostri soggettivi davanti ai quali l'ardore con cui si affronta lo sconosciuto viene a mancare. L'essere umano che costruisce se stesso non teme di affrontare quei mostri, non teme di superare i divieti e affronta i fantasmi della ragione come se aspettasse a piè fermo un nemico che vuole annientarlo. Chi costruisce se stesso modifica il mondo in cui vive e attraverso questa modificazione modifica anche il dominio che la ragione esercita su di lui. Non teme le correnti sinuose, vi si getta a capofitto e non arretra fin tanto che la corrente stessa non si placa e leggero lo accompagna sulla riva della conoscenza e della consapevolezza. Le correnti sinuose sono i fantasmi terrifici che la ragione ha retto a guardia dei suoi confini, fantasmi terrifici che spaventano soltanto chi ha calato nel cuore la paura della determinazione della propria esistenza, abbandonandosi alle correnti distruttive della ragione. E per oggi, con gli oracoli caldaici, mi fermo qui, perché siamo arrivati al frammento 172. Vi ricordo che gli oracoli in tutto sono 191, per cui siamo quasi arrivati alla fine della lettura degli oracoli, del commento agli oracoli caldaici, che iniziò il 1 aprile 1999. Bene, questi oracoli che abbiamo letto oggi hanno un fine, hanno sempre lo stesso e identico fine: costruire una via alla conoscenza e alla consapevolezza attraverso la quale gli esseri umani costruiscono loro stessi. Sono invocazioni, sono imperativi, sono affermazioni che vanno a descrivere un elemento della percezione alterata. Naturalmente quando qualcosa viene descritto, si descrive qualcosa da percezione alterata, per riuscire a mantenere la memoria di ciò che si è descritto, cioè del riferimento cui faceva la descrizione, è necessario che ci siano delle persone in grado di alterare la percezione. Se non ci sono persone in grado di alterare la percezione, quei frammenti diventano oscuri, cioè non si capisce a cosa si riferiva l'individuo che ha scritto quei frammenti, che ha scritto quelle cose. Quando non si ricorda a cosa ci si riferiva, chiunque li può utilizzare per qualsiasi cosa. E allora qual è l'arma che ha l'uomo comune, cioè che ha la persona che non riesce ad alterare la percezione, per sapere se l'interpretazione di un frammento o di una cosa o di qualcosa che sia religioso o spirituale è corretta o non è corretta?
Esiste un metodo, ed è il metodo semplice, il metodo della vita quotidiana. Quella cosa mi costruisce ricchezza, quella cosa è pericolosa per me. Se io accetto quello, io perdo qualcosa, io mi metto in ginocchio. Però già per fare questa affermazione, già per affermare questo, è necessario avere la capacità di percepire ciò che ti può distruggere o ciò che non ti può distruggere. Perché quando una persona è già in ginocchio, quando una persona è già sottomessa, la benevolenza del Dio padrone è una cosa di cui lei si compiace. Cioè si compiace che il Dio padrone è buono, non è uno che la bastona la mattina e la sera, ma perché ha accettato la sottomissione, cioè ha già rinunciato al proprio esistere. Ma io non sto parlando alle persone che hanno rinunciato al proprio esistere, sto parlando a quelle persone che sono alla ricerca, che si stanno costruendo, che stanno cercando degli strumenti con cui fondare e costruire la propria vita. È a quelle persone che io mi rivolgo quando dico: l'unica cosa che voi potete sapere se una cosa è negativa o vi può aiutare è se quella cosa vi serve o quella cosa non vi serve. Se quella cosa vi è utile, è una cosa positiva, una cosa da usare, e da usare nel modo in cui vi è utile. Se quella cosa non vi è utile, vi danneggia, vi crea sottomissione, vi chiede di rinunciare a qualcosa, ad alcune vostre passioni, ai vostri bisogni, alle forze che dentro di voi spingono verso l'esterno, anche se queste forze fossero il frutto dell'adattamento vostro, per cui effetti di depravazioni, di forze che sarebbero naturali, che però hanno dovuto adattarsi ai condizionamenti educazionali, per cui hanno degli sbocchi anche depravati, se vogliamo, dal punto di vista dell'ottica comune, bene, se qualcuno vi chiede di rinunciare a questo, in quel momento quella cosa ha in sé qualcosa di negativo, in quel momento dovete alzare le antenne immediatamente, perché dovete sapere dove la cosa porta. Quando si perde la memoria di quello che si è percepito, di quello che si è fondato, resta cosa? Resta la forma. E proprio questo discorso appartiene al discorso che faremo dopo, però, della teogonia di Esiodo. Quando le forze che venivano definite dei e che attraversavano l'essere umano e che hanno portato alla trasformazione del mondo, forze all'interno del mondo, forze proprie del mondo, hanno perso la loro essenza, hanno perso la loro, diciamo così, la rappresentazione di forze in sé, sono diventate forze umanizzate, cioè hanno avuto una rappresentazione umana. La rappresentazione umana non è in sé un elemento negativo di come io rappresento le forze della vita, le forze che spingono a costruire l'esistenza, a trasformare il mondo. Diventa negativo quando, persa la memoria della percezione in cui venivano identificate quelle forze, quegli dèi che si potevano chiamare, che si potevano utilizzare, che si potevano far crescere dentro di noi, diventa una pura rappresentazione di un uomo, cioè di una persona, di una donna, cioè di una figura, davanti al quale alla fine si finisce per mettere in ginocchio le persone, e questo è il cristianesimo. Questo è il pericolo della perdita della memoria all'interno della percezione, all'interno della stregoneria. Perché esistono degli stregoni che hanno scritto dei pezzi che sono bellissimi, che sono anche attraenti, che però perdono il riferimento, cioè sarebbero stati scritti per altri stregoni, cioè per altre persone che sapevano alterare la percezione e conoscevano i riferimenti di quelle affermazioni. A un certo punto si va fuori da quello, si dimentica come alterare la percezione, si dimentica cosa significa vedere il mondo in maniera diversa, non semplicemente come forma o come descrizione. Perdendo questa memoria, ecco che quello scritto che doveva liberare l'essere umano, doveva costruire un gradino sul quale l'essere umano saliva per costruire la conoscenza, diventa invece un elemento attraverso il quale sottomettere l'essere umano. E questo è veramente la cosa più pericolosa che ci sia. Per questo motivo facciamo questi commentari agli oracoli caldaici e continueremo a commentare anche altri testi per quello che potremo fare, perché non tutto è commentabile, spesso molte cose appartengono a strutture culturali che non conosciamo in quanto appartengono alla descrizione, altre cose appartengono ai modi di essere, ai modi di dire, modi di porsi di singole persone, e là bisognerebbe riuscire a vivere come vivevano loro per riuscire a percepirle nello stesso modo.
E così anche i riferimenti in percezione alterata, cioè quando in percezione alterata si descrivono delle immagini, quelle immagini vengono sempre descritte con gli elementi del proprio quotidiano, per cui quando il quotidiano non è più lo stesso, diventa anche difficile allineare la descrizione per riuscire ad avere una percezione che sia simile. Per cui esiste delle difficoltà notevoli nel riuscire a far questo, però quello che mi interessa non è tanto il riuscire ad essere preciso, il riuscire a non sbagliare, il riuscire a fare delle cose perfette, cioè non me ne frega niente, cioè so benissimo che l'imperfezione è l'essenza dell'universo, però mi interessa costruire libertà, cioè far comprendere agli esseri umani come esistono modi diversi di leggere, di percepire e di descrivere le cose, che questi modi diversi appartengono tutti al paganesimo, perché il paganesimo è la costruzione della libertà soggettiva, che significa libertà della percezione, significa libertà nei movimenti, significa libertà nel sociale, significa libertà nei rapporti con la natura, significa libertà nei rapporti col circostante, che non è la libertà del potere di avere, la libertà di possedere, non è la libertà di vendere schiavi, non è la libertà di licenziare come si vuole, non è la libertà di stuprare il mondo, di incendiare foreste o di saccheggiare la vita, non è questa la libertà del potere di avere, è la libertà del potere di essere, cioè la libertà di un individuo di espandere se stesso nella vita, di espandere se stesso nel mondo, di riuscire a riconoscere la libertà di riconoscere gli dèi, di riconoscere gli dèi dentro di lui, di riconoscere gli dèi attorno a lui e di camminare assieme. Questa è la libertà del paganesimo, la libertà del potere di essere, non è la libertà del potere di avere. Dopo riprenderemo il discorso sulla accenderò un pochino alla teogonia, no? Però scusate un attimo, faccio un piccolo cambio di materiali prima di parlare di questo. Voglio parlare di un episodio di questa settimana. Allora, a un certo punto mi arriva una telefonata da un amico e mi dice, tanto devo sempre ringraziarlo quell'amico della sua premura, e mi dice: senti, vai a comperarti il giornale Anna. Anna è un giornale, per chi non lo sapesse, per le donne, praticamente è un giornale che parla di moda, di vestiti, di malattia, cioè quelli che sono i classici giornali femminili, neanche fra i peggiori tutto sommato, date un'occhiata, no? Parla del baby gang, in questo servizio c'è immagini di fotografia, attualità e costume, la solita moda, bellezza, cucina, famiglia e così via. C'è anche l'oroscopo, guarda un po'. E mi metto a comprati Anna, perché a pagina 26 c'è una citazione, ti citano. Vabbè, vado a comprarmi Anna. E do un'occhiata, in effetti c'è un servizio abbastanza ampio, cioè di parecchie pagine, circa 7-8 pagine, l'ABC di Internet, una guida per tutti. Ormai è diventato un po' una mania fare un po' i servizi, cioè ormai Internet sta concentrando moltissimo l'attenzione, per cui chiaramente i giornali ci puntano molto del loro spazio, no? E in questo giornale si dice: sembrava un mondo misterioso, riservato agli addetti ai lavori, invece sorpresa, è facile come una telefonata, non ci credete, provate, e così via nel servizio. Nel servizio si fanno tutta una serie di anche significato dei termini, si parla anche del costo per usare Internet, si parla del modem, cos'è un portale, cos'è un provider, cos'è un browser, cos'è un'email, cos'è un home page e così via, no? Cos'è un sito. E ad un certo punto abbiamo una finestra, all'interno di tutto questo c'è una serie di finestre, dove dice: Padre nostro che sei nel web. Cioè, praticamente in tutto questo articolo c'è una giornalista tale Elvira Seminara, la quale ha questa finestra nel fare un servizio sulla spiritualità che c'è in Internet, no? Dal mio punto di vista, sto personaggio qua si è fatto una ricerca molto superficiale, cioè non è neanche andato a vedersi un attimino le cose,
però è andata sul un motore di ricerca, che è un motore di ricerca specializzato in siti spirituali, religiosi, di qualsiasi tipo, si chiama Spiritual Search, no? L'indirizzo è www.spiritualsearch.it e dice che è uno dei più grandi motori di ricerca spirituali, no? Troverai siti, migliaia di siti su tutte le religioni esistenti, antiche o appena nate. Allora, su questo motore di ricerca ci sono effettivamente migliaia di siti. Fate conto che io gli ho dato un'occhiata, anche perché io ho tentato di scrivere i miei siti su questo motore di ricerca, però siccome sbagliavo a digitare, anziché spiritualsearch.it facevo spiritualsearch.com e non sono mai riuscito a digitare. L'altro ieri invece ho sondato spiritualsearch.it e sono riuscito a scrivere anche i miei siti praticamente. Comunque ci sono qualcosa come più di 300 siti buddisti, migliaia di siti cattolici, c'è tutto quello che voi pensate con religioni di qualsiasi tipo, non so, no, neanche in mente, Islam, qualunque cosa, o anche le fazioni, le sottofazioni, le differenze, no? Tutti i siti internet che sono stati fatti, o comunque una percentuale di migliaia di siti, sono stati scritti su questo motore di ricerca. Ebbene, sto personaggio, che qui ha a disposizione 20 righe, da cos'è che è stato colpito? Può capitare, per esempio, di imbattersi un certo Claudio, che si definisce meccanico, apprendista stregone, nonché guardiano dell'anticristo. E fin qua, niente da dire. Il problema è che dopo, questa qua va avanti, dice che propone l'adorazione del dio Pan e altri progetti per il benefico avvento del demonio. Cioè, io non so, voi mi ascoltate da 3 anni e mezzo, molti di voi mi conoscono pure, io non ho mai parlato di avvento del demonio, ma a parte demonio, daimos, che mi è abbastanza relativo, nel senso che daimos in greco è l'essere Dio, cioè il farsi Dio di un individuo, il Dio che cresce dentro un individuo, per cui è abbastanza relativo, ma quello che urta, quello che per me è spaventoso, è progetti per il benefico avvento di qualcosa. Quando mai io vi ho detto aspettate la fine del mondo, aspettate la resurrezione, aspettate ad avvenire baffone, aspettate la resurrezione, aspettate il giudizio universale, aspettate Tizio Caio Sempronio? Cioè, per me dire attendere qualcuno o qualcosa, cioè, io posso avere attesa per un'operazione che ho in corso, ho fatto un investimento di denaro e voglio vedere com'è la borsa, ma fermare le mie azioni o fare delle azioni per l'avvento di qualcuno o di qualcosa, beh, insomma, ad avvenire baffone, ad avvenire il demonio, ad avvenire la resurrezione, ad avvenire la fine del mondo, questa è la più grossa bestemmia, cioè almeno la più grossa aberrazione dal punto di vista della mia struttura di pensiero, che veramente è folle. Però questo personaggio in realtà cos'è che ha fatto? Innanzitutto i miei siti non erano presenti su Spiritual Cycle, lei ha trovato i siti probabilmente dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. I siti dell'Istituto sono siti che hanno vari argomenti, cioè hanno parecchi iscritti miei, ma hanno anche tanti altri iscritti. Per cui è come se i siti dell'Istituto fossero sì dei siti di carattere religioso, ma fosse un giornale religioso che presenta anche altre cose. Per cui ci sono scritti di Pan, ci sono scritti sui demoni, ci sono vari scritti, cioè ci sono vari articoli che non necessariamente quegli articoli sono sposati, o non necessariamente quegli articoli sono sposati da tutti, cioè alcuni fanno riferimento, alcuni esprimono il loro pensiero, alcuni esprimono le loro idee. Vabbè, questa qua ha fatto un grandissimo casino, naturalmente io da un lato sono contento perché mi hanno citato, cioè nel senso che se voi andate sul sito come Arianna e digitate, non so, guardiano dell'anticristo, apprendista stregone, vengono fuori tutta una serie di siti miei, cioè siti e link di lavori che ho fatto, dai quali potete anche copiare quello che è scritto, cioè potete anche stamparvi.
Dall'altro lato sono incazzato perché questa preposizione di pensiero, cioè questa situazione di pensiero, di attesa di qualcosa, di fare qualcosa per un padrone o per un qualcosa che ha da venire come comando, cioè un padrone, un signore, qualcosa del genere, per me è una roba talmente aberrante, talmente da fuori di testa, che chiaramente ho protestato e ho protestato abbastanza duramente. Cioè è chiaro che alla giornalista non è che gliene fregasse più di qualcosa, probabilmente lei non gli ha dato questo incarico, vabbè, ha trovato questa curiosità, come aveva trovato Claudio Apprendista 1, guardiamo l'Anticristo, in Spiritual Sec, dove ci sono, torno a ripetere, neanche il mio nome, neanche guardiamo l'Anticristo viene, digitandolo, viene fuori, per cui bisogna andare proprio alla ricerca dei siti veri e propri, e l'istituto ha 4 siti dentro, con, fate conto, migliaia di buddisti, hanno conto un sacco di altra roba, vabbè. Comunque, insomma, su sto giornale hanno citato quello che hanno visto, naturalmente io ho protestato, ho dato anche gli indirizzi dei siti, ho detto andate a vedervi un po' qualcosa di serio, se dovete scrivere qualcosa anche contro di me scrivetelo pure, però scrivete delle cose serie, no? Cioè, dandomi degli intenti, degli intendimenti che non sono i miei, e sputtanare per sputtanare, insomma. Comunque, questo è quanto è avvenuto. In ogni caso, una citazione è sempre positiva, nel senso che qualcuno può anche dire che io lavoro per il demonio, poi va lì già si iscritti e si accorge delle fregature, cioè che questo non è vero, e si accorge che invece esistono cose più serie, insomma. Questo può essere anche positivo. Vabbè, staremo a vedere. Ma l'attacco che sta avvenendo al paganesimo è un po' più vasto, cioè in realtà i cattolici se la stanno un pochetto facendo sotto, cioè nel senso che sono un po' terrorizzati, vedi le azioni tipo CIRS, GRIS, ARIS, cioè questi criminali che fanno in modo che le persone non esprimano il loro pensiero o le saccheggiano o le danneggiano quando possono, tipo qualcuno che andò a Roma a fare una denuncia contro i testimoni di Geova perché i testimoni di Geova indicano di non andare a votare, no? C'è chiaro che è una buffoneria, però è provocazione belle buone. E c'è un articolo sul Giornale di Vicenza del 15 gennaio di quest'anno e a firma di Alberta Marzotto, il nuovo paganesimo. Nel 2000 vi sarà una proliferazione di sette religiose, il Papa è allarmato. Allora, né a Wojtyla né agli altri non gliene frega niente dei gruppi religiosi o di altre o di opposizione particolare. Non gliene frega niente perché esistono due modi per recuperare il dissenso. Esiste un modo sociale, nel senso che il dissenso sociale viene istituzionalizzato, cioè tipo, non so, vi ricordate, tipo i radicali, tipo la sinistra extraparlamentare, eccetera, no? Che c'erano anni fa, era una struttura di dissenso sociale, viene istituzionalizzata, cioè rientra nelle istituzioni e viene controllata attraverso il gioco istituzionale, cioè partecipa alle elezioni, fa la propaganda, per cui questo è un sistema di controllo. Un altro sistema di controllo è quello spirituale, cioè chi ha in mano il controllo del Dio padrone, in realtà non gliene frega niente che delle altre persone diventino musulmane, si facciano buddiste o si facciano altre cose, perché lavora per due generazioni dopo. Cioè il fatto che tu partecipi a una religione deve essere questa partecipazione talmente totalizzante e talmente prendere il tuo lato economico, il tuo lato di vita, perché altrimenti tu non riesci a costruire una stabilità dopo la tua generazione e la religione dominante, cioè la religione ufficiale, non fa altro che riassorbire quelle tensioni che erano spirituali all'interno dei tessuti sociali. Cioè il gioco è a più generazioni. Qual è il vero pericolo dal punto di vista sociale, dal punto di vista religioso che si sta affacciando in questo momento e di cui noi siamo, per loro, noi siamo forse la parte peggiore? Il vero pericolo è che non solo noi facciamo un discorso spirituale, ma facciamo un altro tipo di operazione. Non solo
noi abbiamo una visione della vita, non solo abbiamo l'esistenza in funzione di qualcosa, ma neghiamo tutto quello che loro hanno e che spacciano per spirituale per fregare le persone. Cioè noi indichiamo la sottomissione come elemento negativo, come elemento coercitivo della possibilità dello sviluppo spirituale della persona. Pertanto guardarsi dalla sottomissione, combattere la sottomissione come elemento religioso, come elemento spirituale, per noi è un elemento ancora più importante, ancora più centrale che evocare, che chiamare gli dèi. Perché? Perché soltanto rimuovendo dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista spirituale, la sottomissione come barriera, come mostro posto a guardia della ragione dell'individuo, noi possiamo spezzare quelli che sono i legami della sottomissione che il condizionamento educazionale ci impone. Non solo facciamo questa operazione dal punto di vista religioso, ma la facciamo anche con attenzione al punto di vista sociale. La facciamo con l'attenzione nei confronti della natura, la facciamo con attenzione nei confronti di tutte le tensioni che agiscono nel mondo. Perché? Perché tutte le tensioni di trasformazione che agiscono nel mondo appartengono all'espressione divina di libertà, cioè libertà come ente divino, come Dio, che si esprime in ogni essere e in ogni situazione, tentando di migliorare, tentando di espandere ogni soggetto che vive in quelle situazioni. Questo è che fa di ciò che noi facciamo cosa completamente diversa da qualsiasi struttura religiosa e di qualsiasi gruppo religioso. E questo è il motivo fondamentale per cui i cristiani, i cattolici, gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, chi mette in ginocchio le persone per costringerle a pregare, con noi non può trovare nessun punto di mediazione. Perché? Perché per noi loro rappresentano la descrizione del male, ciò che è male, ciò che va allontanato, ciò che va rimosso dal tessuto sociale. Cos'è che va rimosso dal tessuto sociale? La sottomissione come arte di controllo delle persone, come arte di controllo degli individui. Cosa va rimosso all'interno della natura? La sottomissione, cioè il disprezzo con cui l'essere umano, nel nostro caso, che disprezzando i rapporti sociali va a disprezzare le relazioni fra lui e la natura. Non fa delle azioni sulla natura perché ha delle finalità dirette per cui fa quelle azioni, ma agisce per delle proprie finalità, dimentico, ignorando quali sono le ripercussioni che avrà sull'essere natura. E questa è una cosa da rimuovere. Ed è una cosa da rimuovere per costruire la libertà del soggetto, perché quando io avveleno l'aria che respiro, io uccido me stesso, ma uccido anche i miei figli. Quando io avveleno i rapporti sociali, io avveleno il sistema sociale per tutte le persone che ci vivono. Quando io danneggio la vita, danneggio le esplosioni e le espansioni, i tentativi di espansione della vita, quando i missionari vanno a dar da mangiare al povero affamato affinché continui ad aver fame, affinché continui a partorire miseria, anziché rimuovere le condizioni di miseria, questo è stuprare la vita, questo è orrore, questo è essere assassini, questo è essere criminali, questo è essere i costruttori dei campi di sterminio. Allora cos'è che in realtà questo articolo, il nuovo paganesimo, vuole attaccare? Cioè con la scusa, cioè con la sotto l'apparenza di voler denunciare l'arrivo delle sette, in realtà non gliene frega niente delle sette, non gliene frega niente dei satanisti, ma dei più biechi sto parlando, non di amici come Dimitri che fa più tenerezza che altro, no, sto parlando di comportamenti sadici, sto parlando di Islam, sto parlando di buddisti tibetani. Tutto questo non gliene frega niente. Voi potete fare qualsiasi setta, potete come, purché voi abbiate il controllo delle persone, purché la setta sia arte per controllare le persone, voi lo potete fare, perché questo dimostrerà come la Chiesa Cattolica in fondo sia liberale.
rispetto a questi porci cattivi, guardati come chi si comporta. Per cui saranno sempre funzionali a quello che è la Chiesa cattolica, non gli frega niente. Quello che gli frega è fingere di attaccare questo per impedire alle persone di sviluppare il proprio pensiero, di diffondere la propria spiritualità, di diffondere il proprio credo e di costruire libertà per costruire benessere all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Questo è il vero obiettivo. Allora, a Wojtyla non gliene frega niente delle sette. Ricordatevelo bene. Non gliene frega niente. Perché la peggiore delle sette, l'essenza stessa della sottomissione, l'essenza dello stupro umano, parte proprio dalla Chiesa Cattolica. Poi viene acquisita via via, viene acquisita dall'induismo, viene fatta propria dal buddismo, viene fatta propria anche dallo shintoismo in Giappone, viene fatta propria, cioè, che sarebbe semipagana come religione, no? Cioè viene fatta propria come arte del controllo e della sottomissione degli individui. Quando i missionari hanno educato nelle loro belle missioni in Africa i bambini, alla fine quei bambini, educati ad immagine e somiglianza del Dio padrone, sono diventati tutti i dittatori che hanno macellato gli africani. Perché? Perché i missionari li insegnavano ad essere ad immagine e somiglianza del loro Dio padrone. E questo ha costruito tutto quel processo di miseria e di distruzione che ha portato l'Africa. Quando i francescani hanno partecipato ai massacri in Croazia dei serbo degli ortodossi, non l'hanno fatto perché loro erano cattivi, ma perché erano seguaci di quel miserabile vigliacco che fu San Francesco. Quei vigliacco, questi francescani, proprio perché erano seguaci di San Francesco, hanno macellato decine di migliaia di persone. Ma non è che l'hanno macellato perché loro erano cattivi, l'hanno macellato perché loro seguivano gli insegnamenti di San Francesco. Ma San Francesco non mica ha detto di macellarli gli altri, no? Ma non è mica necessario dire di macellarli? Quando si dice a una persona, vai in quella casa, e se non ti accolgono, usa il disprezzo, sbatti la polvere dalle tue scarpe, perché lo puoi fare, perché sei impotente, perché non hai la possibilità di spaccargli la faccia. Dopo invece hai la possibilità di mettere persone sul rogo. Perché quando dai un'indicazione di disprezzo dell'altro, del diverso, dove porta questo disprezzo? Non è importante, è dato dalle cause oggettive in cui chi disprezza si è mosso. Ma è importante perché quel disprezzo è stato indicato come elemento dottrinale da parte di un assassino, il cui unico scopo era disprezzare quelli che non gli si mettevano in ginocchio davanti. E il discorso è un discorso che sta avvenendo. Naturalmente per rispondere a questi attacchi sia di Wojtyla sia dell'Aris, che poi l'Aris, il Gris, il CIRS, il CESNO, questa gente qua sono i bracci armati, cioè i bracci che agiscono sul territorio per impedire alle persone di esprimere il proprio pensiero, no? Abbiamo visto, li abbiamo anche subite queste azioni, sia direttamente che indirettamente. E il nostro modo per rispondere a questo è continuare a sviluppare il pensiero. Perché questo? Perché non esiste nessun altro modo, in quanto la forza del momento, la forza delle trasformazioni sociali in questo momento stanno andando verso una, fra virgolette, paganizzazione dell'Europa. Cosa vuol dire paganizzazione dell'Europa? Verso una condizione sociale in cui gli individui si sottraggono alla posizione in ginocchio, non sono sudditi di un paese, ma sono soggetti di diritto. Certo, il cammino è lungo. Per diventare dei soggetti di diritto all'interno di un sistema sociale è necessario fare tantissima strada, ma la strada sarà fatta quando il soggetto di diritto sarà la persona più impotente all'interno di un sistema sociale, la persona più debole, la persona più disgraziata all'interno di un sistema sociale. Quando il soggetto di diritto sarà il bambino. E cosa vuol dire essere un soggetto di diritto? Significa che i magistrati vanno a muoversi per garantire i diritti delle persone, non i propri diritti di mettere in galera le persone. Ed è una inversione giuridica di quello che è invece l'impostazione determinata dal cattolicesimo, dove
per il quale le persone sono oggetto di possesso e in quanto oggetto di possesso possono essere usate da chiunque le possiede. E questo è veramente una roba aberrante, lo è aberrante per le carte dell'ONU, lo è aberrante per i diritti umani dell'Unione Europea, è aberrante per un sacco di altre situazioni. Ebbene, nonostante per tutto questo sia aberrante, questo considerare le persone oggetti di possesso è l'elemento centrale del cristianesimo che noi come pagani indichiamo come il male. Pertanto indichiamo il macellaio di Sodoma e Gomorra con un assoluto disprezzo, perché quello che va a dire o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, e ha sancito il diritto nella storia dei cattolici di distruggere, stuprare, uccidere, massacrare chiunque non si metteva in ginocchio davanti a loro. Quando il pazzo di Nazareth dice portate qua i miei nemici e sgozzateli, i miei nemici, quelli che non hanno voluto che io dominassi su di loro, ha sancito il diritto ai missionari di massacrare, di sgozzare milioni di persone. Ma guarda che il missionario non è che li sgozzasse, no, ma tanto lo faceva il soldato cattolico, il soldato dove aveva preso la sua ideologia, il suo pensiero, il suo modo di essere, il suo modo di rapportarsi al mondo? Dalla dottrina cristiana. Lui era immagine e somiglianza del Dio pazzo. Dunque, e tu facevi il missionario cosa? Facevi il missionario per aiutare il soldato a derubare chi non si poteva difendere. Il soldato sgozzava per aiutare te missionario. Dopo, vabbè, si sa che i missionari, per esempio, prepararono la mistura per avvelenare Atahualpa, ma Atahualpa credo sì, quello degli Incas in Perù, vabbè, con Pizarro, vabbè. E comunque agirono attivamente, come i francescani agirono e le suore agirono attivamente per massacrare i serbo-ortodossi in Croazia. Ma guarda caso, sempre preti e suore, hanno partecipato ai massacri in Uganda. Perché? Perché loro erano l'immagine e somiglianza del Dio padrone e della gente potevano farne quello che volevano. Non è una questione di malvagità loro, non è una questione di scelte politiche, non è una questione di determinazione soggettiva, no. È una questione dottrinale. Come no? Non è una questione dottrinale. Allora, io ragiono da Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Ma i millenari è stato scritto da alcuni preti dentro il Vaticano. Vediamo un attimino cosa ci dice a pagina 127 in Via Col Vento in Vaticano. Attenzione. Succede così che gli stalloni, cioè i preti, vanno in pista e i puro sangue sono costretti a tirare la carretta inesorabilmente. La promozione diventa merce di baratto e la si mercanteggia a prezzo equivalente come se fosse un cavallo di razza. Cioè in pratica il fatto di essere raccomandati per il Vaticano, cioè la raccomandazione come elemento di fregare l'altro, fregare quello che aveva dei diritti, è una cosa normale. Ma perché è normale? Vediamo un po' cosa ci dice sto prete. Alcuni greci chiesero a Filippo e a Tommaso una raccomandazione per essere presentati a Gesù. Da ciò i curiali, cioè quelli da curia romana, i preti cattolici, deducono l'origine divina della raccomandazione, affidandosi al più prestigioso prelato sulla cresta dell'onda per ottenere particolari segnalazioni nell'avanzamento. Ci sono valutazioni sulla preparazione o meno del candidato concorsi, neanche a parlarne. Solo interscambi di lavoro fra di loro, i potenti, per i propri favori. Questa gente fa favori e fa raccomandazioni perché gliel'ha insegnato il pazzo di Nazareth. Gliel'ha insegnato proprio in quel passo dottrinale in cui a Tommaso e a Filippo alcuni greci chiedono di presentarlo al loro cosiddetto maestro. E allora i preti che hanno ammazzato in Uganda, che hanno massacrato in Uganda, non l'hanno fatto perché loro sono cattivi. Lo hanno fatto ad immagine e somiglianza degli insegnamenti
del macellaio di Sodoma e Gomorra. E la stessa cosa vale per i francescani, quando hanno massacrato i serbo ortodossi. Perché lo hanno fatto? Perché? Ecco, portate qui i miei nemici, quelli che non hanno voluto che io comandassi su di loro, e sgozzate la mia presenza. Poi se qualche imbecille viene ancora a dire che il pazzo di Nazareth ha insegnato ad amare i nemici, a quelli che stanno in ginocchio davanti a lui, mentre lui li sta sgozzando, gli sta dicendo: devi amare i tuoi nemici, cioè lui stesso, mentre li sta sgozzando. Questo è il male per il paganesimo. Per il paganesimo cos'è il male? È l'appropriarsi dell'individuo, è la sottomissione. E tutto questo è il male per il paganesimo. Tutto ciò che impedisce all'individuo di muoversi, di spaziare, di costruirsi, di divenire nell'infinito dei suoi mutamenti. E allora, proviamo un attimino a vedere un'altra cosetta presa da un vecchio, da un vecchio scritto che vi ho già letto in radio, ma che qualche volta bisogna anche ripassarlo, no? Il libro dell'Anticristo. Il libro dell'Anticristo è di questo libro la terza parte. No, la quarta parte. E della quarta parte leggiamo il concetto di vittoria e sconfitta nel paganesimo.